Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti a una montagna di libri. Applausi grazie, grazie a voi che siete così in tanti questa sera, abbiamo cercato di fare il più posto possibile, ci scusiamo per coloro che sono rimasti in piedi alla sala cultura del Palazzo delle Poste, saluto chi ci sta seguendo in questo momento in diretta sui nostri canali social di una montagna di libri, su Facebook e su YouTube di una montagna di libri e anche sul Corriere della Sera, il Corriere.it, sulla homepage del Corriere, nostro media partner fondamentale in questa manifestazione. Vi ricordo velocissimamente che il nostro calendario prosegue con un incontro alla settimana, a volte anche di più per i mesi di febbraio e di marzo abbiamo appena stampato i nostri nuovi programmi aggiornati, li trovate tutti fuori dalla sala, ovviamente ci si può informare anche attraverso internet e vi ricordo velocemente che sabato 11 febbraio ci ritroviamo al Museo Rimoldi qui in centro a Cortina d'Ampezzo con lo splendido romanzo di Giuliano da Empoli, Il mago del Cremlino, che è stato finalista al premio Goncourt che è il libro più letto in Francia in questi ultimi mesi, che ha vinto il premio dell'Académie Française, e che in Italia è molto amato e apprezzato perché racconta con un taglio straordinario, nuovo e originale una delle figure che hanno contribuito vera a rendere Putin quello che è vent'anni fa: eh, una sorta di Rasputin moderno. Eh, Baranov è il nome immaginario fittizio di Giuliano da Empoli, basato però su un personaggio, ahimè, noi terribilmente reale. Se volete scoprire questa storia bellissima vi aspettiamo sabato 11 febbraio al Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi, bellissima si fa per dire, magnificamente raccontata possiamo dire. Sabato 18 febbraio invece, un altro sabato, eh, di nuovo al Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi, Olivier Ghez, raffinato scrittore francese che qualcuno di voi ricorderà, molti ricorderanno per quello splendido libro che era La scomparsa di Josef Mengele. Racconto eh, terribile bellissimo di come Mengele riuscì a scampare alla giustizia eh, fuggendo in Sud America. Torna in Sud America, ma per temi molto più lieti, perché nel paese dell'Aquilone Cosmico è il ritratto dell'Argentina attraverso il suo calcio, attraverso il Pibede Oro, Maradona. Ma non solo. Vi assicuro che anche chi, come sottoscritto, non è necessariamente un grande fan del calcio, trova i libri di Olivia Ghez meravigliosi. E infine vi ricordo che lunedì 20 febbraio. Marina Valensise sarà a Cortina d'Ampezzo per fare un bellissimo ritratto corale degli intellettuali che negli anni 30 in Europa soffrirono del clima terribile che un po' racconteremo anche questa sera eh, che significava il chiudersi dei confini delle frontiere, ma soprattutto il chiudersi dello stato di diritto, le persecuzioni da Stefan Zweig a tantissimi altri, eh, sono i racconti bellissimi i ritratti intellettuali che Marina Valensise ha fatto in Sul baratro, edito da Neri Pozza. Tutti gli altri nostri appuntamenti fino al 25 di marzo li trovate al nostro sito internet unamontagnadilibri.it. Chiedo a tutti voi per cortesia di controllare le suonerie dei telefoni per sicurezza e signore e signori sono molto felice di dare il bentornato per il dodicesimo, tredicesimo anno consecutivo a una montagna di libri a un amico fraterno qual è Aldo Cazzullo. Grazie Aldo. Buonasera a tutti, grazie per l'accoglienza. Eh, caro Aldo, grazie a te. Eh, questa sera parliamo innanzitutto dell'ultimo libro che ovviamente è un bestseller in Italia, è stato in cima alle classifiche di vendita in queste settimane e mesi, ma soprattutto è stato letto dagli italiani, eh, di Aldo cazzullo che è Mussolini, il capobanda. Perché dovremmo vergognarci del fascismo? È il proposito non da poco non minimalista. Che Aldo Cazzullo si dà in questo libro edito da Mondadori. Eh, non da poco lo vedremo, tra poco come mai. Come mai, a distanza di cento e qualche mese, anni dalla marcia su Roma, in Italia tuttora, quello che dice Aldo Cazzullo ha per molti, molti anche dei suoi lettori, molti di coloro che l'hanno seguito nei suoi libri precedenti, qualche cosa di stridente, se non persino eh, di eh, profano o di offensivo. E questa forse è una delle ragioni del successo di questo suo libro, come dei libri precedenti che abbiamo sempre presentato, una montagna di libri di Aldo Cazzullo. Però, Aldo, io vorrei iniziare questa nostra intervista, questa, questa nostra conversazione, tenendo idealmente in mano, non ce l'ho qui, la tua intervista a due pagine, a Raul Gandhi, uscita sul Corriere della Sera qualche giorno fa è solo una brevissima eh, fuori programma rispetto al tema della serata, torniamo tra un attimo sul libro, ma qualche punto di contatto misterioso c'è sempre, non certo tra, tra Raul Gandhi e Mussolini, non certo tra il Kashmir da cui è appena tornato eh, Aldo Cazzullo e il Kashmir che si vediamo sempre indossato lungo Corso Italia a Cortina d'Ampezzo, prima volta che si parla di Kashmir a Cortina qui in questa sala, nel senso di regione geografica, non nel senso di, eh, di, di, di materiale, ma, ma scherzo, ma non troppo, perché voi sapete che Rahul Gandhi in questo momento, come lo ha intervistato Aldo Cazzullo, si, si dà come obiettivo quello di sfatare l'idea che l'India, la più grande numericamente democrazia del mondo, caschi nel, barito, nel baratro dell'autocrazia, quella di un leader molto forte, Narendra Modi, che ha vinto nel 2014 e che è stato riconfermato nel 2019 e che ce la farà nel 2024, Aldo. Grazie. Guarda, io da ragazzino ero aff molto affascinato da due figure, quella di Golda Meir e quella di Indira Gandhi, che erano le due uniche donne al potere in un paese importante, di dimensioni diverse, ma insomma Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente e lo è tuttora, e, e dall'altra parte l'India, questa democrazia che adesso l'India è arrivata ad avere un miliardo e 400 milioni di abitanti è un ordine di grandezza che una mente occidentale fa fatica a concepire. Quest'anno l'India supererà la Cina e diventerà il paese più popoloso del pianeta. Però della Cina parliamo molto, giustamente, ma dell'India parliamo poco. In realtà è un paese fascinosissimo, molto interessante, 3 milioni di chilometri quadrati, quindi 10 volte l'Italia, ma 24 volte la popolazione dell'Italia, come se l'Italia avesse 140 milioni di abitanti. Già, noi siamo uno sopra l'altro, figuratevi se fossimo 140 milioni. L'India è un crogiolo di razze, di etnie, di religioni, di lingue, è un paese fascinosissimo. Indira Gandhi lo ha governato praticamente dalla morte di suo padre, Nehru, che era stato il fondatore della democrazia indiana, primo ministro dal 1947, cioè dall'indipendenza fino alla morte nel 1964. E indira Gandhi poi prende il potere e tranne un intervallo, lo tiene fino alla sua morte nell'84, e suo nipote, Raul Gandhi, mi ha detto: la mattina in cui mia nonna fu assassinata, mi disse: eh, Raul, mi sta per succedere qualcosa, promettimi che non piangerai, almeno non in pubblico. E lui, un ragazzino 14 anni, non capiva, poi va a scuola, dopo due ore lo mandano a prendere, lo riportano a casa e dice, tua nonna è stata assassinata. È stata assassinata dalle sue guardie del corpo che Raúl conosceva bene. Dice: Uno mi aveva insegnato a giocare a badminton, l'altro mi aveva insegnato a, a sollevarmi sulla sbarra. Erano sick e volevano punire Indira Gandhi che aveva ha liberato, da, dal punto di vista dei Sikh, aveva preso d'assalto il Tempio d'Oro di Amritsar, la capitale, del, la capitale del Punjab, che era stato assalito dai Sikh che volevano l'indipendenza del Punjab dall'India, uh, Raul Gandhi mantiene la promessa: non piange al funerale della nonna, o meglio, piange, ma nasconde il suo viso, nella camicia del padre, Rajiv, che diventa primo ministro, e anche lui viene assassinato nel 1991 nel Tamil Nadu, uno stato. Nella parte sud orientale dell'India, viene assassinato perché aveva portato l'esercito indiano a Sri Lanka per reprimere la rivolta dei Tamil, di questa minoranza Hindu in Sri Lanka che poteva ribellarsi anche in India. Allora ha fatto questa mossa che gli è costata la vita. E dopo, dopo Rajiv Gandhi diventa leader del partito del congresso. Sonia Maino, nata sull'altopiano di Asiago, cresciuta ad Orbassano. Lei ha scelto l'India, perché in India non si può avere la doppia nazionalità. Lei ha scelto di diventare indiana, ma è italiana e non poteva. Ha vinto le elezioni, ma non se la sentiva di fare il primo ministro. Allora ha mandato avanti Manmohan Singh, un economista, ma era lei la donna forte, era lei che comandava. Poi il partito del congresso ha perso le elezioni, come ricordava Francesco. 2014, vince Modi. E capo di questo partito nazionalista hindu, e rivince nel 2019. Si vota l'anno prossimo per lanciare la sua campagna elettorale. Rahul Gandhi ha fatto tutta l'India a piedi da Sriperambadur, Peramb... allora, Sri che è il luogo del Tamil Nadu dove fu assassinato suo padre, fino al Kashmir. 3500 km a piedi. Io ora ho 15 anni che gli chiedevo un'intervista, lui mi ha sempre detto di no. Perché? Perché è mezzo italiano e non vuole dare interviste ai giornali italiani perché la cosa può essere usata contro di lui. E, però stavolta ci teneva talmente tanto a raccontare di questa lunga marcia che ha detto, va bene, facciamo un'intervista ma devi venire qua in Kashmir. E fare tutti i chilometri a piedi? Tutti no, però qualche giorno a piedi sì. Tra l'altro in Kashmir eh, Gandhi è stato lasciato solo perché la polizia, l'esercito non lo hanno protetto. Il Kashmir è una regione a maggioranza musulmana, però Modi, che è indù, ha tolto l'autonomia al Kashmir e lo ha occupato militarmente, per cui è una minoranza musulmana oppressa dagli Hindu, mentre storicamente è sempre accaduto il contrario, erano musulmani che avevano invaso e conquistato l'India prima degli inglesi. Quindi c'è una situazione di grande tensione, ci sono state tre guerre con il Pakistan, vinte dall'India, ma comunque è una terra occupata militarmente. E lì la gente era amica di Gandhi, ma l'esercito, la polizia no, quindi l'hanno abbandonato a se stesso. C'è stata proprio una fiumana di gente che voleva toccarlo, fotografarsi con lui, è stato un po' complicato, però poi alla fine ce l'abbiamo fatta. E lui ha raccontato per la prima volta anche questo suo coté italiano. Mi ha detto che è tifo per la Juventus, che adora le canzoni di Mina, che ascolta le canzoni napoletane. E mi ha raccontato la storia di suo nonno, Stefano Maino, dall'altopiano di Asiago. Eh, volontario nella seconda guerra mondiale, prima in Africa e poi in Russia, la ritirata di Russia. E, e lui, Raul, mi ha detto: Io chiedevo sempre, nonno, raccontami della guerra. E lui non me lo raccontava mai, fino a quando un giorno mi ha fatto vedere un elmetto in cui aveva messo della terra e aveva piantato un fiore. E mi ha detto: Sai di chi era questo elmetto? No? Era del mio migliore amico, caduto in combattimento. E io l'ho piantato un fiore nel solmetto perché questo è il modo per ricordarlo, per farlo in qualche modo rivivere. E Raul mi diceva la generazione di mio nonno ha ricostruito l'Italia. E oggi ammiro gli italiani, la loro passione, il loro talento per la bellezza, però non vedo nei giovani italiani quella disponibilità al sacrificio, quella capacità anche di soffrire che avevo visto invece il in mio nonno, in mia nonna Paolina, che è morta l'anno scorso, Raul è andato a Robassano al funerale. E che ho visto appunto quella, quella generazione che ha ricostruito il paese. E devo dire che questo è un sentimento che ogni tanto abbiamo anche noi. L'intervista si è svolta in inglese quando parlava dell'India, in italiano quando parlava dell'Italia. E comunque, lo so, l'idea di avere un ragazzo mezzo italiano che può diventare primo ministro dell'India, è per noi, nel nostro piccolo, anche un motivo di orgoglio. Senti, Aldo, tra poco torneremo a parlare anche dell'Italia di oggi, insieme con l'India di oggi. E... Quello che mi colpisce dell'Italia di oggi quando legge questo tuo libro di cui parliamo stasera è che tu possa ancora incontrare dei ferventi, delle ferventi obiezioni, eh, quasi che l'antifascismo fosse una cosa di sinistra, quasi che l'antifascismo fosse una cosa da comunisti, quando tu hai iniziato la tua carriera di, non solo di giornalista ma anche di scrittore con uno splendido libro intervista a Edgardo Sogno che è stato un partigiano eh, liberale, monarchico, una persona che aveva tutt'altro idee che delle idee di sinistra, nel senso in cui le possiamo inca incasellare facilmente o velocemente. Ovviamente sono tantissimi gli oppositori di sinistra del fascismo che trovano la morte, ma il problema non è la destra e la sinistra, è che ci sia ancora nel 2022, quando il libro è uscito, una, una, un, la ragione per la quale questo libro possa fare dello scandalo. Dovrebbe essere una facile e buona lezione, molto ben documentata, di storia che leggiamo attraverso le tue, le tue pagine. Volevo chiederti come mai questo non è. Dopo parliamo anche di tutti i capitoli a, che tu dedichi alle donne, agli oppositori, al fascismo delle origini, al primo atto di violenza, già nel 1919, quando Novecento eh, di Bertolucci ci fa vedere l'esordio del fascismo simbolicamente con il sangue di Attila e di Regina, a ricordarci che non è che è arrivato con la guerra. E tu proprio questo ci vuoi raccontare, che fin dall'inizio è andata così. Ma inizio chiedendoti di oggi, come mai questo libro è così scomodo e così pieno di spigoli per l'italiano di oggi, per il lettore di oggi? Ma guarda, se tu vai sulla mia pagina Instagram o, non so, vai a vedere le recensioni su Amazon, e le persone che mi insultano, mi criticano, mi minacciano a volte, non, non dicono mai a pagina 38 c'è un errore, questo nome è sbagliato, questa cosa non è andata così. Cioè, non, non criticano. I fatti, i, i dati, i nomi, gli episodi, anche le tesi del libro, a prescindere, ti dicono: sei, Ce l'hai con Mussolini, quindi sei comunista. Questo è veramente un insulto non a me, ma a migliaia di oppositori del fascismo che non erano affatto comunisti, a cominciare dalle vittime. Perché io cerco di sfatare tre cose fondamentalmente. Una, l'idea che Mussolini fosse una brava persona e anche uno statista lungimirante che fino al 1938, fino alle leggi razziali e all'alleanza con Hitler e poi l'intervento in guerra, le aveva azzeccate quasi tutte. No, il fascismo nasce con la violenza e l'intervento in guerra non è un impazzimento del duce, è l'esito naturale del fascismo. Nel fascismo è insita l'idea di una razza che si impone su un'altra di una nazione che si impone sull'altra. L'altra cosa è che non è vero che tutti gli italiani sono stati fascisti. Certo, gli antifascisti militanti erano una piccola minoranza, ti sfasciavano la testa, ti aspettavano sotto casa, ti facevano bere l'olio di ricino, ti portavano davanti al tribunale speciale. 31 condanne a morte eseguite, 5.000 persone in carcere, decine di migliaia al confino, che non era una vacanza, era una morte civile. Però, certo, c'erano anche tantissimi fascisti convinti, e poi c'era la maggioranza degli italiani che si rassegnò a perdere la libertà. E poi l'altro punto, che è subito individuato, è che non è affatto vero che essere antifascisti voglia dire essere comunisti. Cioè, l'antifascismo non è un valore di sinistra, non è una cosa rossa, dovrebbe essere un valore della nazione e non di una fazione. E dicevamo delle vittime di Mussolini anche prima del 1938, lui aveva provocato la morte di quasi tutti i principali esponenti dell'opposizione, Don Giovanni Minzoni. Parco di Argenta, provincia di Ferrara, un prete che lascia scritto nel suo diario, prego per, per coloro che mi ammazzeranno. Carlo e Nello Rosselli, liberal socialisti, due fratelli ebrei di Firenze, oggi in Spagna, domani in Italia, disse Carlo Rosselli alla radio della Spagna repubblicana durante la guerra civile e fu, pagò con la vita queste sue parole. Piero Gobetti aveva 24 anni, era figlio di un droghiere di Torino. Un giorno andò dal suo maestro, il più importante economista italiano, Luigi Einaudi, a chiedergli un articolo per la sua piccola rivista, precisando di non poter pagare. Oggi un barone universitario forse lo metterebbe alla porta. Inaudi si informò su quanto dovesse essere lungo l'articolo, scrisse, consegnò e Gobetti pubblicò. Gobetti fu aggredito per tre volte, bastonato a sangue. Mussolini telefona al prefetto di Torino e dice: Vi prego di rendere di nuovo la vita difficile a questo insulso oppositore del fascismo. Di nuovo lo aspettano sotto casa, di nuovo lo lasciano per morto, portano via i suoi libri, i libri che aveva scritto, che aveva pubblicato, tra cui una raccolta di poesie di un giovane poeta ligure che si chiamava Eugenio Montale. A quel punto, Gobette, che aveva appena avuto un bambino piccolo, Piero, eh, lascia la moglie, Ada, il bambino va in Francia per salvarsi la vita. Eugenio Montale va a salutarlo alla stazione e anni dopo scriverà sul Corriere della Sera eh, «Piero stava male, viaggiava in terza classe, ci siamo abbracciati e sono stato l'ultimo amico che l'ha visto vivo in patria». A Gobetti restavano dieci giorni da vivere, si spegne il 15 febbraio 1926 in una clinica vicino a Parigi, riposa al cimitero del Père Lachaise Aveva, non aveva ancora 25 anni, avrebbe potuto scrivere libri meravigliosi e non aveva mai fatto niente di male a nessuno. Giacomo Matteotti, conoscete la storia, è condannato a morte, sa di esserlo, eppure prende la parola alla Camera per denunciare le violenze dei fascisti, per denunciare i brogli alle elezioni del 1924. Le commissioni elettorali composte esclusivamente da iscritti al fascio, i militi in divisa a far la guardia fuori dal seggio, i balilla in uniforme che avevano votato centinaia di volte. E per, alla fine del discorso, sotto gli occhi di un Mussolini, sempre più torvo, sempre più indignato, che rotea gli occhi agita le mani, i compagni socialisti si fanno incontro a Matteotti per congratularsi e lui dice: Io ho fatto il mio discorso, voi preparate il mio discorso funebre. Lo aspettano sotto casa. In cinque il capo è Amerigo. Dumini, uno che si presentava così: piacere, Dumini, nove omicidi, uomo forte del Duce, lo trascinano sulla macchina, lui cerca di salvarsi, lo pugnalano e lo seppelliscono sommariamente in un bosco fuori Roma. E a quel punto comincia una tragicommedia di pessimo gusto. Luce eh, sa tutto, ma finge di non sapere niente. E ordina di mettere in giro la voce. Che Matteotti è scappato all'estero. Poi il corpo viene ritrovato. E la vedova Veglia Matteotti scrive una bellissima lettera al ministro dell'interno per dare le disposizioni per il funerale e dice: Non voglio vedere camicie nere, voglio che il servizio d'ordine sia fatto soltanto da soldati di Italia. Perché Veglia Matteotti, in generale, gli antifascisti, fino all'ultimo, cercarono di distinguere tra il regime e l'Italia. Ma questa distinzione presto cadrà, Mussolini approfitta del delitto Matteotti per imporre una dittatura ma tutti questi nomi di cui stiamo parlando compreso Giovanni Amendola che era un liberale antifascista ma un liberale conservatore era nel governo di, di facta l'ultimo governo democratico dell'Italia vanno ad ammazzarlo a Montecatini Terme dove è in vacanza circondano l'albergo cento contro uno e lui cerca di fuggire, i Carabinieri gli assicurano protezione poi si dileguano, viene massacrato di botte e morirà qualche tempo dopo in clinica nessuno di queste persone di cui vi sto raccontando la storia Giacomo Matteotti, Don Giovanni Minzoni, Carlo Enello Rosselli, Giovanni Amendola e Piero Gobetti, nessuno di loro era comunista così come tra i partigiani ci sono certo comunisti, socialisti, azionisti ma ci sono liberali, monarchici, cattolici Soprattutto in Veneto, moltissimi cattolici, ricordiamo almeno Tina Anselmi, e tanti ragazzi di vent'anni che non sapevano neanche cosa fosse un partito. Ma quando Graziani, il generale Graziani, manda a chiamare tutti i giovani italiani dicendo dovete combattere per, per Hitler, per Mussolini, tanti vanno convinti, tanti vanno per paura. I renitenti alla leva venivano fucilati a Bassano, i ragazzi impiccati agli alberi, erano renitenti alla leva, neanche partigiani. A, 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 e quelli fucilati della banda Carità a campo di Marte a Firenze erano renitenti alla leva. Altri si nascondono c'è un bellissimo raccolto, racconto di Beppe Fenoglio, nato anche lui cent'anni fa nel 22, l'anno della marcia su Roma, scrittore partigiano, monarchico combatteva con gli autonomi guidati da Enrico Martini, in nome di battaglia Mauri, maggiore degli alpini, che fece tutta la resistenza con il cappello con la penna nera in testa e Fenoglio e insomma, un, ci ha lasciato questa testimonianza di, di, una, di una resistenza non, non di sinistra, comunque una resistenza eh, insomma, ragazzi di vent'anni che non sapevano neanche cosa fosse un partito e che scelgono di, di, di non combattere più al fianco di, di Hitler e gli internati militari in Germania. Sono sicuro che qualcuno di voi ha in famiglia un prigioniero di guerra in Germania. Non se ne parla mai. Furono molti più dei partigiani. Perché l'8 settembre eh, i tedeschi fanno prigionieri 800.000 soldati italiani. Alcuni si battono, come a Cefalonia, dove comincia la resistenza e il, il generale Gandin fa un referendum e la, la maggioranza dei, dei soldati decide di combattere contro i tedeschi. All'inizio vincono, poi arriva l'aviazione tedesca, eh, li, li fa a pezzi e i superstiti vengono passati per le armi. Gli altri vengono fatti prigionieri e portati in Germania, vengono spogliati, affamati, umiliati, avvanati dai cani lupo, poi i tedeschi dicono adesso vi diamo da mangiare, vediamo la divisa, vi liberiamo, ma dovete impegnarvi, firmando qua, a combattere per noi, per i tedeschi. E oltre 600.000, la grande maggioranza dice no e sceglie di restare nei lageri in condizioni disumane a decine di migliaia e moriranno di fame e di stenti pur di non combattere più per Hitler. Tra loro c'era Giovanni Guareschi, anticomunista di ferro, il papà di Don Camillo Peppone, che lascia scritto nel suo diario: Io a Salò non vado, resto qua nel lager e non muoio, neanche se mi ammazzano. Tra loro c'era. Giancarlo Rossi, papà di Vasco Rossi, che si chiama così perché il campo in cui era tenuto prigioniero fu bombardato dagli americani, lui cadde in una buca, un suo amico che si chiamava Vasco lo tirò su di peso e gli salvò la vita. Giancarlo Rossi disse: Un giorno, quando avrò un figlio, lo chiamerò come te, Vasco, Vasco Rossi. Anche non so, il papà di Albano era un imi, il papà di Guccini era un imi, ma 800.000 di cosa stiamo parlando, sai? Anche quella fu resistenza. 120 sacerdoti fucilati dai fascisti, dai, dai nazisti, 190 sacerdoti fucilati dai fascisti. Poi, certo, ci furono anche i sacerdoti fucilati dai partigiani comunisti. C'è stata la strage di Portus dove partigiani comunisti uccidono partigiani bianchi, tra cui Guido Pasolini, il fratello di Pierpaolo, e Francesco De Gregori, lo zio, il fratello del padre, del cantautore che ne porta il nome e che ha scritto una canzone bellissima al cuoco di Salò, piena di pietà per tutte le vittime, perché le vittime vanno rispettate tutte e dobbiamo sempre ricordarci che anche dall'altra parte c'erano persone che in buona fede eh, pensavano di servire l'Italia e morirono gridando viva l'Italia. Però la resta pietà, la parte giusta e la parte sbagliata. Esatto, piena di pietà, ma senza equivalenza, perché De Gregori.. E canta qui si fa l'Italia, si muore dalla parte sbagliata. Ma vedi, Francesco, la parte giusta e la parte sbagliata non coincidono mai con il bene assoluto e con il male assoluto. Prendi ad esempio un discorso che so che ti sta a cuore: la guerra in Ucraina. Dalla parte degli ucraini ci saranno sicuramente dei mascalzoni. E dalla parte dei russi ci saranno tanti ragazzi di vent'anni che vanno a morire senza c neanche certamente. sapere perché. Ma ciò non toglie che ci sia una parte giusta, secondo me, quella aggredita che si difende è una parte sbagliata, quella che ha aggredito. Analogamente c'era la parte di coloro che portavano gli ebrei italiani ad Auschwitz e la parte di coloro che cercavano di impedire che gli ebrei italiani finissero ad Auschwitz. E quindi c'è una parte giusta e una parte sbagliata. Essere oggettivi è un dovere. Nomi, dati, cifre, fatti. Essere imparziali è impossibile quando c'è una parte giusta e una parte sbagliata. Io non credo alla memoria condivisa, la memoria è ognuno la sua e non la può cambiare. Credo però a dei valori condivisi, credo che ci si potrebbe mettere d'accordo almeno su alcune cose. Il nazifascismo fu sconfitto da uomini di destra, come Churchill, come De Gaulle. I nazisti mandavano nelle camere a gas non soltanto gli ebrei, gli omosessuali, gli zingari gli oppositori, mandavano nelle camere a gas anche i bambini down. La donna che amava di più nella sua vita Charles de Gaulle era sua figlia Anne, che morì a vent'anni tra le sue braccia, aveva la sindrome di Down. e De Gaulle aprì un istituto per i bambini come quelli che i nazisti mandavano nelle camere a gas. Quindi, la scelta tra il nazifascismo e i suoi oppositori non è una scelta tra destra e sinistra, è una scelta tra civiltà e barbarie. Invece, con il tempo, l'antifascismo è diventato antipatico. E viene confuso appunto col comunismo, sei antifascista allora sei uno di sinistra, non è così, De hai ricordato giustamente Edgardo Sogno che era un liberale e negli anni 70 concepì un colpo di stato sul modello gollista per fare dell'Italia una repubblica presidenziale e mettere fuori gioco politicamente i comunisti, poi fu fermato, non riuscì a farlo ma lui era un partigiano liberale. Il comandante militare della resistenza era il generale Raffaele Cadorna, che nonostante avesse una gamba mal 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 malata si fece paracadutare dietro le linee nemiche al nord per guidare la resistenza. Raffaele Cadorna si chiamava così perché suo nonno era Raffaele Cadorna, comandante dei bersaglieri che prese Roma, e suo figlio era Luigi Cadorna, comandante dell'esercito italiano durante la, durante la Prima Guerra Mondiale. Questo per dire com'è variegata la resistenza. E concludo raccontando un episodio che riguarda un amico di Cortina: eh, San Vittore, carcere di Milano. Dopo l'invasione dei tedeschi, dopo l'8 settembre, si riempie di detenuti ebrei antifascisti che erano nelle mani, erano nelle mani eh, dei tedeschi. E c'era una suora, Suora Enrichetta Alfieri, che era la capa delle suore di San Vittore. No? E da suora, non è mica era comunista, era una suora, però si commuove vedendo questi bambini che vanno a morire, cerca di salvarli, cerca di farne uscire qualcuno dal carcere, faceva uscire i, i messaggi di, degli ebrei dal carcere, venne scoperta, condannata a morte, bisogna riconoscere che si mosse il duce per salvarle la vita, insomma, fucilare una suora sembrava sbagliato, e però rimase in galera fino al 25 aprile, poi fu liberata e fu fatta santa. E al processo di beatificazione testimoniarono due prigionieri dei nazifascisti a San Vittore, due pericolosi rivoluzionari, Mike Bongiorno e Indro Montanelli. E Montanelli disse, ah beh, certe cose potevano farle soltanto i santi e gli eroi, e Suora Enrichetta era entrambe le cose, era una santa ed era un eroe. Dopo una frase così, la fece subito santa. Ebbene, ehm, mi ricordo che una, una volta raccontavo questo episodio. A Cuneo, città medaglia d'oro della Resistenza, davanti a un gruppo di ragazzi dell'ultimo anno dei licei, quindi non dei bambini, dei eh, ragazzi di 18 anni che queste cose avrebbero dovuto studiarle. E mi guardavano come la mucca guarda il treno, cioè non, 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 non capivano di cosa stavo parlando. Perché in realtà il YouTube racconta l'episodio più affascinante di tutti, ma se non hai un po' di background, se non sai che c'è stata la seconda guerra mondiale, che l'abbiamo persa, 427.000 morti, 2 milioni di case distrutte, quando facciamo il bilancio edilizio del fascismo, sì, eh, sabaudi alle però ricordiamoci anche i 2 milioni di case distrutte nei bombardamenti della guerra voluta da Mussolini. Ecco, se non sai. Poi arrivano i tedeschi. Dopo l'8 settembre scoppia la guerra civile. E queste cose, se non le sai, non, 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 non ti raccapezzi più. Allora vedevo questi ragazzi che mi guardavano così incuriositi. Ho chiesto: Chi di voi sa chi era Indro Montanelli? Nessuno ha saputo rispondere. Chi di voi sa chi era Mike Bongiorno? Uno ha alzato la mano e ha detto: Un comico. Dico, Beh, no, 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 forse un comico involontario, ma neanche un presentatore. Mike Bongiorno è stato il fondatore della televisione italiana. E poi eh, ho parlato delle fosse ardeatine e, e, e queste ragazze mi guardavano di nuovo incuriosito, curiosità e mi chiesto ma chi di voi sa dirmi cosa, cosa sono le fosse ardeatine, cosa è successo alle fosse ardeatine e nessuno ha alzato la mano c'erano i 70 anni della, della resistenza e, e sicuramente c'era un tema eh, infatti poi alla maturità venne fuori un tema sulla resistenza che soltanto il 2% dei ragazzi italiani ha fatto allora io ho pensato ma da quanto tempo è che io so cosa è successo alle fosse ardeatine ma da sempre, perché mio nonno che non era uno storico, era un macellaio. Nonno Aldo mi raccontava della sua giovinezza grandiosa, terribile, Hitler, Stalin, Mussolini e le fosse ardeatine. È una storia che dura 20 secondi: una bomba a Roma, 33 tedeschi, in realtà, su Tirolesi, morti, ogni tedesco 10 italiani. 335 italiani, 5 più per velo o per errore, uccisi con un colpo alla nuca nelle cave fuori dal, da Roma sulla via Ardeatina, le fosse Ardeatine. Ecco, questi ragazzi non avevano mai avuto un nonno che raccontasse loro che cosa è successo alle fosse Ardeatine. Anche per questo Mussolini è così rivalutato sui social e sulla rete ed è considerato una brava persona. Io ho scritto questo libro anche per ricordare che Mussolini purtroppo non era una brava persona. Aldo, ehm, a proposito, proposito dell'imparzialità, lei, lei citata, anzi del, usiamo la categoria della neutralità. Un altro grande oppositore del fascismo straordinario, quale è stato Gaetano Salvemini, in un suo libro del 1930, Mussolini Diplomatico, scriveva che la neutralità è peggio che un errore, è un atto di cattiva fede. Dire alle persone che io sono neutrale. È ingannarle nella, nella peggiore delle ipotesi, o essere stolti nella migliore, non si può essere neutrali, si può essere onesti intellettualmente. Eh, parlando di onestà intellettuale, diciamoci la verità: più della metà dei tuoi lettori, come della gran parte dei libri in Italia, la metà, almeno in questa sala, e forse più della metà anche in questa sala delle, delle persone, sono donne. E il, questo libro è dedicato anche a partire dalla figura di Dad alzer ma non solo a quello che il fascismo ha fatto alle donne, non solo il talento o non talento amatorio di Mussolini, il suo, eh, la sua concezione rapace che forse condivideva con tanti uomini di allora e che in parte può essere imputata anche alla mentalità dell'epoca, anche se a me viene da dire che c'erano tanti uomini già allora che si comportavano decentemente con le donne, ma non è solo questo, non è una questione solo personale, è quello che è stato fatto ai diritti delle donne in Italia. Noi oggi ci confrontiamo con altre paesi l'india che ha avuto tanti leader femminili la turchia che sebbene sia ridotta come è ridotta oggi cioè molto male ha avuto il voto alle donne nel 1934 e tu ricordi in questo libro che dal 1919 i diritti delle donne vengono messi in un congelatore dal fascismo fino lo sappiamo al 1946 mi piacerebbe che parlassimo di questo che è sempre una cosa un po schivata dalla grande storiografia maschile sul fascismo. ma intanto guarda bisogna partire dalla prima guerra mondiale perché la prima guerra mondiale è il momento in cui le donne si emancipano. Gli uomini vanno a combattere e le donne rimaste a casa dimostrano di saper fare le stesse cose degli uomini, magari meglio degli uomini. Molte morirono nelle fabbriche perché le gonne restavano impigliate nei macchinari o perché c'erano le esalazioni benefiche delle fabbriche di munizioni. E tante ressero il ritmo, la catena di montaggio, presero abitudini maschili, impararono a guidare, si tagliarono i capelli. Addio berretti piumati della belle epoca, il cappello si doveva piegare e, met e mettere in tasca. E viene inventato il reggiseno, la donna deve imparare a vestirsi e spogliarsi da sola. E quando si videro le prime postine, i giornali scrissero che l'innata curiosità femminile avrebbe portato alla violazione della segretezza della corrispondenza. Cioè si pensare che le donne avrebbero aperto le lettere. Quando l'ho raccontato, una volta ero a Borgo Manero in Piemonte, si è stata una signora molto anziana ha detto, io ho fatto la postina tutta la vita e non ho mai aperto una lettera, però leggevo sempre le cartoline. <ride> Quando si videro le donne guidare i tram, tanti maschi non salirono a bordo nel timore di incidenti che non ci furono, la conferma del fatto che non è vero che le donne non sanno guidare. Ci furono delle donne che facevano la spia, delle donne che furono corrispondenti di guerra. Tantissime donne furono croce rossine, all'inizio le nobildonne, poi le borghesi, poi le donne del popolo, le portatrici della carnia. Come, ad esempio, la, la nonna di Manuela Di Centa era una portatrice carnica pagata 5 lire per ogni viaggio che facevano lungo delle balze che neanche i muli riuscivano a salire con 40 kg di munizione di vivere nella Gerle da portare agli alpini in prima linea. E la nonna di Manuela Di Centa diceva: Io non cambierei mai le mie medaglie con le tue. Ed era una portatrice della carne anche Maria Plosner Mentil che fu uccisa da un cecchino austriaco ed è l'unica caserma italiana che di Alpine che dedicata a una donna dedicata a Maria Plos d'Armentil mentre c'è una sola donna sepolta a Re di Puglia e mezzo a 100.000 uomini Margherita Kaiser Parodi Orlando medaglia d'oro al valor militare per essere rimasta sotto il bombardamento nemico dell'ospedale di Pieris in Friuli e morta di febbre spagnola 350.000 morti di febbre spagnola il doppio che per il Covid e e poi quando gli austriaci arrivarono fino al Piave, si comportarono molto male con le donne italiane, ci furono molte violenze e nove mesi dopo Caporetto cominciarono a nascere i primi bambini e non si sapeva dove metterli perché gli orfanotrofi li rifiutavano, la mamma c'era, non erano orfani, ma i maschi di casa non volevano il piccolo nemico, il figlio del tedesco e quindi questi bambini bisognava metterli in un istituto apposta di San Filippo Neri di Porto Gruaro dove morivano di fame perché non c'era il latte e allora le mamme andarono di nascosto dai mariti ad allattare quelli che erano pur sempre i loro figli che avevano tenuto nella pancia per nove mesi e 59 mamme riuscirono a convincere il marito a riprendersi il bambino lo alleveremo come se fosse nostro ecco di cosa sono capaci no? le donne italiane infatti Nel 1919, come ricordava Francesco, le donne ebbero la capacità giuridica. Cioè, prima del 19, le donne non potevano vendere una casa di loro proprietà o comprare o so, un trattore, un capannone, senza la firma del marito e del o del padre. Non, non potevano fare imprese, non potevano essere autonome. Perché nel 19 le donne hanno la capacità giuridica? Perché avevano mandato avanti il paese, l'Italia non avrebbe mai vinto la Prima Guerra Mondiale senza le donne italiane e non si poteva più trattarle. Da cittadini di Serie B, arriva il fascismo e tutto torna indietro. Per il duce, la donna era una parentesi gradevole nella vita dell'uomo, ma più un uomo è virile e intelligente, meno bisogno ha delle donne. Oggi, noi sappiamo che è vero il contrario: più un uomo è intelligente, più bisogno ha delle donne. Il duce impedì alle donne di insegnare le materie scientifiche negli istituti tecnici e lettere nei licei: cioè Mussolini mise fuori legge la professoressa di lettere. C'era una quota massima del 10% di donne al lavoro, quindi una gigantesca quota azzurra riservata agli uomini del 90%. Le tasse scolastiche erano più alte per le femmine che per i maschi. Meno ragazze studiavano e meglio era. Le donne dovevano stare a casa a fare figli. Venne introdotta la tassa sul celibato. Chi non si sposava doveva pagare una tassa. La tassa sui matrimoni infecondi, come se non poter avere un figlio fosse una colpa. La tassa sui cani, 5 lire per il cane da pastore, 150 lire per il cane da compagnia. Nonostante questo, la curva demografica si abbassò. Si facevano più figli prima del fascismo e si sono fatti, come è noto, il baby boomer, molti figli dopo il fascismo. Una donna fa i figli quando è libera, quando è autonoma, quando può decidere liberamente del proprio destino. E sotto il fascismo non poteva. Poi, 427.000 morti nella seconda guerra mondiale, pensate quanti figli che hanno, le donne italiane hanno fatto e non hanno potuto diventare padri, non hanno potuto diventare nonni. E poi Mussolini trattò molto male anche le donne della sua vita. Francesco ricordava Ida dal Ser, Trentina, una donna ricca, aveva aperto un istituto di bellezza, oggi noi diremmo un centro estetico, il salone di bellezza e igiene orientale, Mademoiselle Ida, ma lo vende, vende tutto quello che ha. Anche le case, i gioielli, per finanziare l'ascesa politica del suo uomo, di Mussolini. Mussolini fa un figlio con lei, lo chiama col suo nome, Benito Albino, lo riconosce e promette a Ida di sposarlo. Elena Rubinstein è stata più intelligente di lei, è andata a New York e non ha finanziato nessuna impresa maschile, se li ha tenuti per sé. Ma lui era già sposato con Rachele. Quando ha voluto Rachele è andato dal suo papà Alessandro Mussolini e dalla mamma di Rachele, che erano amanti, con una pistola nel pugno, dicendo: Se non mi date Rachele, qua ci sono sei colpi: il primo è per lei e gli altri sono per voi. Cioè, stava minacciando di morte il suo stesso padre e la mamma della donna che voleva sposare. Nessuno di loro osò correre il rischio e Mussolini sposa Rachele, fa la prima figlia, Edda. E fa l'altro figlio, Benito Albino, con Ida Dal Ser, promette di sposarla. Lei poi scopre che Mussolini è già sposato e giustamente si arrabbia. Ma lui, nel frattempo, è diventato il duce e dice: Levatemela di torno. Ida Dal Ser viene chiusa in manicomio a Venezia. Mentre il bambino Benito cresce, prima se ne occupa un po' Arnaldo Mussolini, il fratello, poi muore di infarto, questo ragazzino ha lasciato se stesso, l'unica cosa che aveva era che era figlio del Duce, diceva io sono figlio del Duce, messo anche lui in manicomio, anche lui viene fatto morire in manicomio a vicino a Milano, nell'agosto del 42. Cioè Mussolini è uno che ha fatto morire in manicomio suo figlio e la donna che l'aveva messo al mondo. E ha distrutto anche la sua amante storica, Margherita Sarfatti donna di grandissima intelligenza, ebrea, gli aveva insegnato tutto, a stare a tavola, a guardare un quadro, l'aveva portato nel salotto milanese di Anna Kulishov e di Filippo Turati, Mussolini all'epoca era socialista, Turati e Kulishov erano i capi del socialismo italiano. Quando Mussolini va al potere, lei lo aiuta, lo finanzia, lo nasconde a casa sua a Cavallasca, sulle rive al lago di Como, vicino alla frontiera svizzera. Se si mettevano male le cose nell'ora della marcia su Roma, lui poteva scappare in Svizzera. Invece le cose si mettono bene, va a Roma, diventa capo del governo, ma si dimentica un po' della Sarfatti, che peraltro scrive un libro Dux, venduto in tutto il mondo. Era una donna straordinaria, lei scriveva molto bene in inglese, eh, era corrispondente dall'Italia di, di Life, di Time, delle grandi riviste americane. E nel 1934 va in America e Roosevelt, presidente degli Stati Uniti, la riceve, sapeva benissimo che era l'amante del Duce, e le affida un messaggio per Mussolini. Dica a Mussolini che l'America non è nemica a patto che lui non si allei con Hitler, che era appena andato al potere. Lei torna a Roma, si fa ricevere da Mussolini, gli riferisce il messaggio e Mussolini dice: L'America non conta niente. Insomma, non aveva capito nulla. Quando nel 1935, l'anno dopo, Mussolini dichiara la guerra all'Etiopia, la sarfate è lì in piazza, e scuote il capo: si dispera e le chiedono: Ma Donna Margherita pensa che noi perderemo questa guerra? Al contrario, la vinceremo e lui perderà la testa. Ed è quello che accade: Mussolini si getta nelle braccia di Hitler. Lei, la, la Sarfatti ebrea tenta invano di impedire questa alleanza, cerca anche l'aiuto di D'Annunzio, anche D'Annunzio era contrario all'alleanza con Hitler, ma muore troppo presto. E quando ci sono le leggi razziali, Margherita Sarfatti fugge in America, si salva la vita, sua sorella Nella morirà ad Auschwitz, e Margherita Sarfatti scrive un libro inedito in Italia. Pubblicato in, in Sud America col titolo di Mea culpa e in, in Nord America col titolo di My fault, il mio orrore. E il suo orrore era, crea, era aver creato l'uomo che poi l'ha distrutta. Ma Mussolini alla fine ha rotto anche con l'unica donna che abbia mai davvero amato, sua figlia, Edda. Mussolini era gelosissimo di Edda. Quando Edda si sposa con Galeazzo Ciano a Villa Torlonia, gli sposi, anziché sotto una pioggia di riso, passano sotto un arco fatto di pugnali sguainati dai moschettieri del Duce. Poi lei si cambia, sale sulla sua auto sportiva un Alfa Romeo, Galeazzo Ciano è seduto al fianco e partono per il viaggio di nozze. Mussolini impazzisce di gelosia, spinge Rachele sull'auto e comincia a inseguire la figlia. Lei si diverte un po', poi accosta e dice: Papà, mangi solo polvere e sei ridicolo e lui dice: ah, ma stavo giusto per tornare indietro perché soltanto lei poteva trattarlo così eppure Mussolini fa fucilare Galeazzo Ciano e Edda lo scongiura di non farlo dice non puoi fucilare mio marito il papà dei tuoi nipoti lui è removibile perché Hitler vuole così e a quel punto Edda maledice suo padre e dice posso perdonarti solo se o ti suicidi o scappi all'estero Invece Mussolini si mette a servizio di Hitler e non è vero quello che ogni tanto si dice, che è costretto a diventare il capo di questo stato fantoccio dei tedeschi, la Repubblica Sociale, perché così riesce a temperare l'ira, la rabbia di Hitler verso gli italiani. È vero il contrario. A volte Mussolini con gli italiani è più spietato di Hitler. Quando i polacchi prendono Monte Cassino, l'abbazia distrutta, dando come è scritto in una bellissima lapide il corpo all'Italia, l'anima a Dio e il cuore alla Polonia, allora Hitler ordina di abbandonare Roma senza combattere e si ritira l'esercito tedesco sulla linea gotica. Ma Mussolini voleva difendere Roma casa per casa dicendo perché i romani devono avere un trattamento migliore degli abitanti di Monte Cassino che era stata distrutta. Quindi era pronto a far distruggere la sua stessa capitale. Quindi, no, eh, purtroppo viene fuori un uomo spietato, anche cattivo. Pensate, scusa, racconto ancora questo episodio, poi ascolto le tue domande. Ma pensate che quando muore Anna Kulishov, eh, Mussolini era stato a casa sua, i fascisti manganellano i partecipanti al funerale, strappano le corone di fiori e prendono a martellata il carro funebre e financo la bara. Vedete cosa vuol dire essere manganellati? Dai fascisti 10 contro 1 e poi non è che puoi andare a denunciarli perché la polizia sta dalla loro parte, non dalla tua. E, 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 Turati, che era il funerale della donna della sua vita, si salva per miracolo e allora i suoi amici, Ferruccio Parri, Carlo Rosselli, gli dicono: Tu non puoi restare in Italia a farti umiliare così, rischi la vita, devi scappare all'estero. Cioè, Come faccio a scappare se ho la polizia sotto casa? Allora eh, Parri e Rosselli aiutano. A scappare passando di solaio in solaio, eludono la sorveglianza della polizia e portano il capo del socialismo italiano, prima a Ivrea, a casa degli Olivetti, e poi a Torino, a casa di Giuseppe Levi, il maestro di Dulbecco e di Rita Levi Montalcini. Ed era, e, e, quando arriva nella notte Turati a casa Levi, c'è questa bambina Natalia che guarda incuriosita, diventerà più famosa come Natalia Ginsburg, la figlia di Giuseppe Levi, Natalia Levi sposerà Leone Ginsburg, ebreo di Odessa, morto a Regina Celli sotto le torture nazifasciste. Nazi Insomma, c'è da far scappare Turati, i valli che con la Francia, con la Svizzera sono presidiati dalla polizia, l'unico modo è farlo scappare per mare. Dalla Liguria in Corsica. Allora Pari dice: Ma io ho un amico a Savona, un avvocato antifascista un po' matto, uno che tutti gli anni fa una cerimonia in onore di Matteotti e prende un sacco di manganellate. Ha ancora il braccio rotto, e potrebbe aiutarci, potrebbe trovare un motoscafo. l'avvocato un po' matto era Sandro Pertini. Si parte nella notte, guida la macchina Adriano Olivetti, a fianco c'è Turati, dietro ci sono Pari e Rosselli arrivano a Savona, Pertina ha trovato il motoscafo ma dice bisogna partire subito, ma la mare è in tempesta, no no non c'è tempo da perdere, partono, viaggiano tutta la notte con questa barca, arrivano vivi miracolosamente in Corsica, vengono arrestati in quanto migranti, poi Turati viene riconosciuto e fanno una festa in suo onore. Dei quattro che fanno scappare Turati, Adriano Olivetti diventerà il simbolo della ricostruzione. Ferruccio Parri diventerà presidente del Consiglio, Sandro Pertini diventerà presidente della Repubblica, Carlo Rosselli verrà ucciso con suo fratello Nello dai sicari del regime e riposa nella sua città a Firenze. Aveva fondato giustizia e libertà e sulla sua tomba Piero Calamandrei ha fatto scrivere giustizia e libertà. Per questo morirono, per questo vivono. Aldo, a proposito della, della popolazione ebraica d'Italia, ricordiamo che, come tu ben scrivi nel libro, ne abbiamo parlato anche una montagna di libri qualche anno fa con lo storico veneziano Simone Levi Sullam. Eh, non è vero che, e tu lo dici ben, molto bene, eh, fu un prodotto di sola importazione il razzismo e l'antisemitismo? Ricordiamo il rastrellamento degli ebrei veneziani fatto da italiani, non da tedeschi? 6 dicembre 1943. Ricordiamo la irriconoscenza che lo Stato italiano ebbe nei confronti di tutti i cittadini eh, di eh, identità ebraica che avevano partecipato alla prima guerra mondiale, che avevano costruito il regno, in Veneto, Leone, Vollenborg, per dirne uno su tutti, o anche Luzzatti, Luigi Luzzatti, nostro primo ministro. E, tuttavia, la domanda che ti faccio rispetto alla connessione tra il libro e oggi, ti faccio due ipotesi polemiche apposta sul fatto che tuttora sia così difficile riconoscersi in maniera condivisa come antifascisti. La prima, una guerra civile nella quale nel nostro Veneto, penso all'eccidio di Schio, i partigiani si sono macchiati di cose oggettivamente orribili che hanno lasciato delle ferite. Tuttora a Schio non si può ogni tanto fare delle, delle, delle commemorazioni eh, eh, dell'eccidio perché ci sono dei discendenti o anche semplicemente dei non discendenti, delle persone che vengono a contestare il fatto che si ricordino dei morti che erano stati che erano morti a volte in camicia nera, a volte no, erano dei borghesi, delle persone che vivevano in città e che erano identificati dagli antifascisti come dai partigiani di allora come fascisti tout court. Prima ipotesi, quindi l'Italia che esce da una guerra civile e quindi non riesce a sanare le, le ferite. Seconda ipotesi, così arriviamo all'oggi, all l'idea è che quando in Italia c'è qualcuno di destra, necessariamente qualcuno ci debba mettere sempre il bollino fascista. Lo dico eh, magari pensando insieme con molti di, di, di in questa sala che molte persone possono essere criticate per le loro posizioni sovraniste, nazionaliste pro Putin, ma non necessariamente fascisti, eppure c'è sempre in Italia qualcuno che dice fascista, anche quando uno fascista non è. Possono essere queste due ipotesi sulla difficoltà che abbiamo in Italia a dirci univocamente, serenamente antifascisti? Ah, comincio da quest'ultima cosa, in effetti mi sono trovato qualche, qualche settimana fa, ero in onda sulla Sette, e, e, e tutti più o meno la pensavano allo stesso modo, e, e c'era Domenico De Masi. Però adesso non è qui, non è che voglio polemizzare con lui. Ma lui diceva perché Putin è un fascista, perché Erdogan è un fascista. Ma se sono tutti fascisti, allora nessuno è fascista. Cioè, uno può essere esecrabile condannabile senza per questo essere fascista. Erdogan non è un fascista, Erdogan è un nazionalista turco. Putin non lo definirei fascista, Putin è, una, è, è un nazionalista russo. Che secondo me ha commesso invadendo l'Ucraina sia un errore che un crimine. E lui pensava che le truppe russe sarebbero state accolte come liberatrici, e come è noto non è andata così. Anch'io penso che sia sbagliato gridare al fascismo a ogni peso spinto. Oggi in Italia non c'è nessun pericolo di fascismo, ovviamente, ci sono ancora i fascisti, pochi, ma non pochissimi. Ci sono ovviamente gli antifascisti, tanti, ma non tantissimi. E poi c'è la maggioranza degli italiani che non ha un giudizio negativo del fascismo. Non ce l'ha forse perché non, 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 non sa le cose e non è interessata a saperlo, non ce l'ha perché pensa che l'antifascismo sia una cosa di sinistra, non ce l'ha perché io ho imparato questo, che noi siamo molto legati all'Italia, più di quello che pensiamo di essa. Anche i veneti, che hanno un legame fortissimo con la loro piccola patria, ma neanche tanto piccola, il Veneto è stato uno Stato per mille anni, eh, Leone di San Marco è un grande simbolo della civiltà europea. E Quindi noi italiani siamo molto legati alla nostra piccola patria, al campanile, al dialetto, al territorio, ma questa cosa è una cosa sana, bella, secondo me, perché nel mondo globale che diventa sempre più uniforme, ovunque gli stessi marchi, le stesse parole... eh insomma avere un paese come il nostro che ogni, ogni, eh, oggi mi ha fatto un giro ogni vallata, qui si parla ladino qua si parla veneto, qua si parla tedesco è, è una ricchezza no? e anche perché io sono convinto che uno può essere legatissimo alla sua piccola patria e allo stesso tempo sentirsi italiano diceva Carlo Zeglio Ciampi io mi sento profondamente livornese toscano, italiano ed europeo l'Italia è una cosa seria eh? No, lo Stato no, lo Stato è un nemico per noi lo Stato è altro rispetto a noi. Il Palazzo di Giustizia è il palazzaccio, il poliziotto è lo sbirro, l'esattore delle tasse è lo sceriffo di Nottingham, e a volte la burocrazia, il fisco, lo Stato italiano si comporta in modo tale da confermare i pregiudizi negativi che abbiamo nei suoi confronti. L'Italia invece è una cosa seria: ogni famiglia custodisce un pezzetto di memoria nazionale, spesso confermato da lettere, cimeli, divise, medaglie, fotografie, diari, e molto spesso sono le donne che custodiscono questo cimelio, questo pezzetto di memoria nazionale. L'Italia eh, 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 Le donne italiane hanno molto il senso della patria, inteso come terra dei padri, ma anche come terra delle madri. L'Italia per noi è come la mamma, la possiamo criticare soltanto noi. Se lo fa uno straniero, ci arrabbiamo. L'inno di Mameli, no? se andiamo a vedere Italia-Germania 4-3, la partita più famosa di tutti i tempi, i calciatori non cantano l'inno. Il telecronista non sta zitto durante l'inno, continua a dare le formazioni. Eh, non è certa colpa di Gigi Riva o di Nando Martellini. Era lo spirito del tempo. L'inno non era considerato una cosa importante, adesso lo è. Il tricolore, quando ero ragazzo io, era considerato un simbolo di estrema destra. Poi Bossi secessionista ha invitato a farne un uso improprio. E mi ricordo Lucia Massarotto, Cadorina. Che a Venezia sulla rive dei sette martiri sventolava il tricolore. Adesso il tricolore è un simbolo in cui la grande maggioranza degli italiani si riconosce. Quindi gli italiani, secondo me, sono più legati all'Italia di quello che pensano di essere. Però, perché sto dicendo questo? No, ti chiedevo della guerra civile, perché forse poteva essere la seconda ipotesi, troppo sangue rimasto in sospeso, troppi conti aperti e troppi ah, anche no, sto dicendo, sì, sì, abusi eh, da parte del, allora, dei quindi, partigiani. Senz'altro ne parlo, ma voglio finire il discorso. E allora. La, la, la storia nazionale ci infervora, ci commuove, ci esalta, ci fa discutere quando coincide con la storia delle nostre famiglie e tanti hanno avuto il nonno, lo zio, il papà fascista anche dopo l'8 settembre. E dire oggi, beh, mio papà, mio nonno aveva 20 anni, era cresciuto col fascismo, era convinto che il fascismo fosse l'Italia, quindi voleva restare fedele all'idea della sua giovinezza. Tutto questo è un ragionamento è un ragionamento complesso in questi casi l'adesione viene data di pancia: era mio nonno, era mio zio, e quindi aveva ragione lui. Se poi scopro che dall'altra parte ci furono, e ci furono persone che commisero errori e crimini. Ecco che a lei siamo stati tutti fascisti, poi tutti improvvisamente antifascisti. No, non è questa la storia d'Italia. La resistenza ha avuto delle pagine nere. Per troppo tempo se ne è parlato troppo poco, dobbiamo parlarne, dobbiamo condannarle, dobbiamo denunciarle. Sono pagine che è giusto che si conoscano, purché insomma, le cose siano inserite in un contesto: vent'anni cioè, di dittatura e venti mesi di guerra civile difficilmente potevano finire con un abbrasso nu, con una riconciliazione immediata. Io penso che ci siano stati tre tipi di eh, esecuzioni. Quelle che con la sensibilità di oggi ci sembrano comunque ingiuste, ma che all'epoca parvero giuste o comunque inevitabili. Il Federale di Torino, il capo del fascismo torinese, fu appeso all'albero dove era stato appeso Ignazio Vian, l'eroe di Boves, il primo paese italiano a combattere i fascisti, il primo paese a essere distrutto dai tedeschi, fu Boves, in provincia di Cuneo, e il capo di questa, di questa prima azione partigiana che poi fu appunto torturato e impiccato, Ignazio Vian era un tenente dell'esercito ed era un militante della FUCI, Federazione Universitaria Cattolici Italiani, era un amico di Moro e Andreotti. Quindi eh, adesso appendere un uomo a un albero sembra una cosa orrenda, all'epoca eh, si, si pensò che giustizia era stata fatta. Poi ci furono delle eh, vendette private, regolamenti di conti, e ci furono sicuramente anche dei delitti ideologici, soprattutto sul confine orientale e in Emilia Romagna, dove i comunisti pensarono di portarsi avanti con la rivoluzione eliminando fisicamente non soltanto fascisti, ma anche quelli che da loro occhi erano nemici del popolo, sacerdoti, proprietari terrieri. Io mi ricordo di essere stato vent'anni fa in un paesino. E della Garfagnana, confine tra l'Emilia e la Toscana, dove l'MSI aveva il 50% e dopo la Lega ha avuto il 50%, in una terra rossissima, ovunque era il PC ad avere più del 50%. Andai a fare un'inchiesta su questo paese, mi raccontarono che erano arrivati i partigiani dopo il 25 aprile: avevano preso i 5-6 proprietari terrieri del paese, li avevano portati nel bosco, li avevano fatto scavare la fossa, e colpo la nuca. E questo episodio era era rimasto no? nella coscienza del paese. Il paese votava a destra, mentre gli altri paesi che magari avevano la memoria delle stragi antifasciste, votavano a sinistra. In questo senso non esiste la memoria condivisa, la memoria è ognuno la sua e non la si può cambiare. Secondo me, il modo migliore per non è che bisogna fare proselitismo l'antifascismo, ma il modo migliore per coltivare la memoria storica è raccontare quello che è successo. Raccontare anche le pagine nere della Resistenza che ci sono state. Ma ripeto, inquadrarla in un contesto in cui bisognava scegliere da che parte stare, è ovvio che chi poteva restare a casa sua tranquillo e cercava che passasse la nottata, no? la zona grigia c'è cioè, sempre stato. Che cos'è che gonfia le bande partigiane? I bandi graziani che impongono ai giovani italiani di stare di qui. O di là prima vi dicevo di Beppe Fenoglio. Fenoglio ha scritto un racconto su un ragazzo chiamato alle armi da Graziani che non voleva combattere per i tedeschi, però non se la sentiva di andare con i partigiani. E allora si nascose in una tomba. E di notte il papà andava al cimitero a portargli da mangiare. Ecco questo ragazzo. Chissà cosa avremmo fatto noi, Francesco, non lo so e non mi sento di condannare nessuno io dico che dovremmo vergognarci del fascismo ma non dei nostri nonni ma com com è assurdo e questo ragazzo è da condannare non lo so, Fenoglio ne parlava un po' come di un ignavo dantesco uno che non sceglie da che parte stare e Fenoglio monarchico, fece la scelta secondo me giusta e poi, scusa per rispondere pienamente alla tua domanda per 40 anni ha eh, governato la democrazia cristiana, che era un partito antifascista. Ma era votato da, da molti elettori che non amavano la DC, anzi, magari la detestavano, la disprezzavano, ma era lo scudo no? contro il comunismo. Crollato il muro di Berlino, crolla la democrazia, la democrazia cristiana e il movimento sociale a Roma. Candida Fini prende il 37% al primo turno e il 47% al secondo turno. 1993. Esatto. Quando Fini diceva che Mussolini era il più grande statista del secolo. Poi ha detto che il fascismo è male assoluto e ha preso lo 0,4%. In realtà Fini non ha mai detto che il fascismo è male assoluto, cosa che neanche io direi, sinceramente. E, e C'ero era il 2003, fino a Gerusalemme perché riteneva che per andare a arrivare a Palazzo Chigi avrebbe dovuto passare attraverso questa biura, aveva fatto fiuggi e poi andava a Gerusalemme, andò allo Yad Vashem, e lo Yad Vashem è il museo della Shoah, gli, gli ebrei non amano la parola olocausto no? preferisco di dire Shoah, e all'uscita dallo Yad Vashem c'è una grande cupola dove ci sono tante piccole lucine come tante piccole stelle, ogni lucina rappresenta... E idealmente un bambino nemmeno un milione di bambini uccisi dai nazisti, è una cosa che anche una pietra si commuove e Fini uscendo da lì con la kippa in testa era visibilmente commosso, e noi gli face, facciamo il nostro mestiere, gli facciamo delle domande cioè, ma perché è commosso? Eh, ho visto disse Fini, il male assoluto eh, scusi ma allora, che cos'è il male assoluto? La persecuzione degli ebrei è il male assoluto, e ma allora anche la Repubblica di Salò tutto quello che ha portato alla persecuzione degli ebrei è il male assoluto e ma allora anche il fascismo tutto quello che ha portato alla persecuzione degli ebrei è il male assoluto quindi lui non disse mai che il fascismo era il male assoluto però quando uscì la notizia non poteva smentire perché a quel punto sarebbe fallito il viaggio no? il motivo per cui lui era lì però il giorno dopo Storace convoca donna Assunta Almirante e la base dura e pura del partito nell'hotel Hilton di, di, di Roma e fonda la destra e in qualche modo eh, il Fratelli d'Italia nasce da lì. Poi il Fratelli d'Italia tecnicamente nasce quando il PDL, il partito che Berlusconi aveva fatto mettendo insieme Forza Italia e AN, decide di sostenere il governo Monti e un gruppo esce per non sostenere Monti e fonda Fratelli d'Italia con la fiamma nel simbolo, una fiamma che Fine aveva fatto togliere. E adesso invece c'è di nuovo. Segno che questo vuol dire che il 26% degli italiani sono fascisti? Certo che no statisticamente anche qui ci sarà sicuramente molta gente che ha votato Fratelli d'Italia ovvio che, non, che sono fascisti però diciamo che il, la fiamma tricolore non rappresenta secondo me nulla per un giovane secondo me se la Meloni la toglieva prendeva qualche voto in più perché secondo me qualche vecchio democristiano che voleva votarla ma cui ha al fine un po' tremato la mano e che ha votato ancora Berlusconi secondo me c'è stato detto questo, questo non vuol dire ovviamente che ci sia il fascismo in Italia, vuol dire che tanti italiani non si pongono il problema o comunque non hanno una memoria negativa del fascismo. Ecco, prima di darci la rivederci intorno al tuo libro, che ricordo è in vendita fuori dalla sala, grazie alla libreria Sovilla e potete idealmente pagare un biglietto del nostro festival che è gratuito acquistando una copia del libro, vi invitiamo a farlo. Non posso non chiederti a proposito, noi abbiamo un governo in Italia le cui, diciamo così, la cui vocazione schiettamente antitotalitaria Democratica e anche univoca, per esempio, su alcune questioni, una su tutta l'Ucraina, dove avrebbe potuto fare questo partito al governo una campagna elettorale molto ambigua e ambivalente, come ha fatto Giuseppe Conte, per dire, dicendo: no, Noi non siamo con Putin, ma siamo per la pace, pace che, ovviamente, è nell'auspicio credo del 98% delle persone, se non tutti intorno a noi, ma in che modo? Questo è il grande tema. Non lo hanno fatto. C'è un, un ministro della difesa, Crosetto, a cui tutto possiamo dire, fuorché che sia un estremista o che sia un identitario di destra. Eh, e in generale la Meloni ha scelto dei toni che sono molto diversi da quelli di dieci anni di sovranismo in Italia e in Europa. Che credito dai per questi prossimi mesi, anche alla luce del recente viaggio in Germania? Eh, di Giorgia Meloni e delle uscite noi qua a Cortina abbiamo sentito molto quelle di un ministro che è molto vicino a Cortina quale è Carlo Nordio alla giustizia altro che possiamo definire tutto fuorché vicino alle posizioni giustizialiste e aggressive della storica destra del ventennio italiana direi che è completamente differente che, che, non, non dico che punteggio che credito dai tu da, da, da osservatore a questo governo? Ma guarda io conosco molto bene Giorgia Meloni come la conoscono tutti i giornalisti politici perché fino a pochi anni fa Giorgio Meloni aveva un piccolo partito e quindi aveva un rapporto molto stretto con i giornalisti, cercava di, di, di parlare con loro, di farsi intervistare, eccetera. Io ho fatto due interviste con lei, una mi ricordo quando vinse Musumeci in Sicilia, eh, quindi nel 2017. E lei aveva un partito del 3%, quindi venne in Sicilia per legittimamente mettere un po' il cappello sul fatto che un suo esponente era diventato presidente di una ragione importante. Ma Musumeci invece non aveva nessuna voglia di farsi mettere il cappello e, e non dico che si negò, ma non arrivava mai a questo appuntamento. E quindi io le feci in compagnia, mangiavo un panino in una pasticceria e lì parlammo un po' di fascismo, antifascismo. E lei mi disse questa cosa: Io sono anti-antifascista, come dire, non fascista ma. Non mi, non, non mi riconosco nell'antifascismo, in quello meno che eh, viene percepito come antifascismo, cioè punto di sinistra, i fischi, la brigata ebraica, eccetera, eccetera. E poi ho fatto un'intervista quando è uscito il suo libro. Sono stato molto contestato per questo perché dice: eh, Ma non gli ha fatto domande sul fascismo. Beh, l'abbiamo già parlato l'altra volta. Il libro. Io sono Giorgia, che è un libro nato molto bene, cosa molto inconsueta per i libri dei politici. E, è un libro fondamentalmente sulla sua storia, in particolare sul rapporto col padre. Lei, come noto, non ha, non ha avuto di fatto un padre, no? il padre non si è disinteressato. Tant'è che la mamma voleva abortire: aveva già avuto una figlia, Arianna, e voleva abortire. Poi, però, il eh, mattino in cui è andata in clinica per abortire, eh, cambiò idea, cappuccino e cornetto, e, e quindi cam, insomma, nasce la bambina. Tra l'altro, avendo io scritto questo, qualcuno ha detto: eh No, ma è eh, la del 77, quindi lei, eh, la mamma resta incinta nel 76, nel 76 non c'era l'aborto. Sì, non era, non era legale, però non è che non si abortisse in Italia. E questo papà si disinteressa dalla bambina che però passa un mese all'anno alle Isole Canarie con la sorella, con il papà, che però non c'è mai, c'è però questa donna, che la donna del papà che deve occuparsi di due bambine che non sono sue. E la mela lo diceva: Noi ci comportavamo malissimo, eravamo tremende, e questa donna giustamente sì, si lamentava. Poi il nostro padre ci rimproverò e allora io a 11 anni decisi che non l'avrei visto mai più. E quando il padre stava morendo, Arianna, la sorella, dice Giorgio: papà sta morendo, io vado, tu cosa fai? E dice: No, io non vengo. E quando papà morì, mi ha raccontato, io non ero né triste né allegra, non ero né sollevata né angosciata, non, non provavo nulla e pensai che allora vedi, papà non era un problema. Invece, con il tempo, mi sono reso conto che papà era il problema. Perché se io sono così dura, così forte, così esigente verso gli altri e verso me stessa, sono così terrorizzata dall'idea di deludere e di sbagliare, è perché in fondo sono stata rifiutata dal mio padre. E se ci pensate, il 99% delle persone, da una vicenda così, uscirebbe distrutto, a pezzi, depresso, privo di autostima. Lei invece di questa fragilità, di questa difficoltà, ha fatto una forza. Quindi non c'è dubbio che dal punto di vista personale abbia una storia interessante. Dal punto di vista politico è più strutturata di Salvini, non a caso, ad esempio, ha azzeccato sull'Ucraina, ha azzeccato la linea, no? De Salvini quando è andato al confine polacco si è trovato il sindaco che gli rifacciava la maglietta con Putin, eccetera. Diciamo, mettiamola così, di economia non sa molto Giorgio Meloni, no? Mi aspettavo, da persona a corda qual è, che si sarebbe circondata da ministri, magari non necessariamente del suo partito, ma con una competenza maggiore, uno spessore maggiore, con una rapporti internazionale più solidi. Ieri sera si diceva però, Panetta gli ha detto di no, lei l'avrebbe voluto. Ma ad esempio si parlava di Siniscalco, io sono un amico di Siniscalco, che è, fra l'altro la stessa è di, è di Marene, ha una casa a Marene che è il paese di, di Crosetto, lui diceva, nessuno mi ha mai offerto niente. Però insomma i governi si giudicano alla fine. Secondo me il, la, Giorgio Meloni è un leader di grande capacità, non ha un governo di altissimo profilo. Eh, ne parlavamo anche ieri sera. Eh, ci sono dei ministri bravi che hanno di esperienza Urso, Crosetto, Fitto che sta facendo un gran lavoro sui fondi europei. Secondo me, avrebbe fatto meglio a mettersi a fianco persone, magari non del suo partito, ma di maggior spessore. Mi pare di capire che alcune persone del suo partito le stiano creando qualche problema in questi giorni. Credo che la destra vincerà molto nettamente le elezioni nel Lazio e in Lombardia. Mi ha colpito molto, ti confesso, che il, il fratello del candidato della destra alla presidenza della regione Lazio abbia detto: Se parlo io, eh, mio fratello deve trovare. Perché non parla? Allora, abbiamo diritto di sapere chi sarà il prossimo presidente della seconda regione italiana quindi la destra vincerà le elezioni regionali Anche un po' di curiosità il giornalismo italiano eh, adesso, con l'eccezione di chi è qua sul palco come no dico. no <ride> ci sono molte altre eccezioni eh, ad esempio domani eh, Fittipaldi, in Fittipaldi intervistare eh, il fratello del futuro governatore del, del Lazio potrebbe essere interessante Emiliano Fittipaldi ha fatto una bella inchiesta su domani che racconta come Durigon e Punto Rocca abbiano comprato questa casa sotto costo sono curiosito di vedere come andrà a finire comunque la destra vincerà nettamente le elezioni nel Lazio e in Lombardia Andrà ancora bene alle prossime europee, dopodiché bisognerà vedere cosa succede perché tu sai, Francesco, che noi ci siamo innamorati di leader di cui ci siamo stancati molto rapidamente. Renzi prese il 40% e adesso è al 2%. Salvini prese il 34% e adesso è sotto il 10%. Vedremo quanto durerà la Meloni. La mia sensazione è che noi siamo un paese che ha più cani che figli, più pensionati che gente che lavora. E abbiamo il debito pubblico mostruoso. Per usare un'espressione di Vittorio Feltri, altro amico di Cortina, non è un uomo di sinistra, diceva l'Europa ormai è un condominio e noi siamo l'inquilino moroso, quello che non paga le bollette, quello che ha più debiti e siamo l'ultimo che può alzare la voce e dire la pacchia è finita, adesso si fa come dico io. No. Però questo la Meloni lo sa e mi sembra che si muova con una certa cortezza. Tu ricordavi l'incontro con Scholz di ieri. Se guardate i giornali di oggi, sono quelli che dicono grande successo dell'incontro tra Scholz e Meloni, altri che dicono fallimento dell'incontro tra Scholz e Meloni. Cosa è successo? È successo che i tedeschi non intendono fare altro debito comune per aiutare le aziende. Bisogna aiutare le aziende perché gli americani hanno buttato un sacco di soldi sul piatto delle loro aziende. Ma cosa dicono i tedeschi? Non facciamo debito europeo. Ogni Stato può aiutare le sue aziende. Questo perché loro hanno i soldi per aiutare le aziende tedesche e noi non abbiamo i soldi per aiutare le aziende italiane. Che cosa ha ottenuto la Meloni? Se non altro, dateci la flessibilità sull'uso dei soldi che già ci sono, i famosi soldi del PNRR e anche gli altri fondi europei che non siamo riusciti a spendere a Almeno fateci usare quelli per la sanità, per tagliare le tasse, insomma, non, non necessariamente per i progetti, per i cantieri che non riusciamo a fare e non riusciamo ad aprire, ma se non altro giochiamoci per rilanciare l'economia. È una partita di cui non conosciamo il finale. Eh, io ho cercato di dare qualche strumento di valutazione, poi ognuno ne trarrà le conseguenze. Di sicuro. Non esiste un'opposizione in questo momento. L'opposizione è divisa in tre partiti che si detestano tra di loro e che traggono la loro legittimità dal fatto di non essere alleati gli uni con gli altri. In questo senso direi: Ma se tu, Sommi, Calenda, Renzi. Conte, e eh, il PD arrivi, ma no, sono voti che non si possono sommare perché se i 5 Stelle si alleano con il PD, perdono voti, se il PD si allea con 5 Stelle, perde voti. Refi Calenda per prendere voti non bisogna stare lì in mezzo, un po' di qua, un po' di là e non legarsi. un Sai quando si alleeranno PD e 5 Stelle? Quando sentiranno il profumo del potere, quando avranno la sensazione di vincere e allora magari faranno l'accordo. Questa volta sapevano di perdere e ognuno è andato da solo per massimizzare i propri consensi. A proposito del PD ultimissima e eh, non era prevista c'è un mio amico che perfidamente dice che Ellie Schlein è la candidata perfetta delle signore che guardano la trasmissione di Lily Gruber e dicono vorrei che fosse mia nipote eh, cosa pensi della, del conflitto tra cioè conflitto, del confronto tra Ellie Schlein e Bonaccini cioè che, che strada prende il PD per risollevarsi dal suo attuale? 13? 14%? Ma secondo me il PD non è messo così male come si pensa perché in Italia vince sempre l'opposizione. Fateci caso. Nel 1994 si usciva da governo Amato, governo Ciampi, governo di centrosinistra. Pum, vince Berlusconi. Secco alleato con l'MSI e con la Lega di Boss 96. Vince Prodi 2001 Berlusconi, 2006: Prodi, 2008 Berlusconi 2013, boom di grillo e rimonta di Berlusconi. 2018. 5 Stelle, primo partito, 2022 vince l'unico partito d'opposizione a Draghi e l'altro partito che va meglio del previsto sono i 5 Stelle che sono quelli che Draghi l'avevano fatto cadere. Segno che ogni volta vince l'opposizione, ma perché? Perché il governo diventa il capo espiatorio delle difficoltà che ci dicevamo prima. Quindi eh, vincerà Bonaccini, l'augurio che gli Vincere faccio. Sì. Non ha bisogno dei nostri consigli. Il, il, il PD ha perso l'ICET Popolare. Il PD non ha più le classi popolari perché non ha capito una cosa fondamentale. Il prezzo dell'immigrazione senza controllo lo pagano le classi popolari. E lì nei quartieri popolari c'è il problema: la casa, il posto all'asilo nido, il letto in ospedale, la coda al pronto soccorso, fino anche il lavoro, perché da sempre l'arrivo degli immigrati è dumping sociale e comprime i salari e i diritti degli italiani, di chi c'è già. E questa cosa il PD non l'ha capita. E invece secondo me è una cosa abbastanza importante, dov'è che la sinistra prendeva i voti? al nord, nei grandi conglomerati industriali, a Mirafiori a, San, a Cilisello Balsamo, a Sesto San Giovanni a Marghera, a Genova e invece lì sono posti in cui ormai le classi popolari votano a destra c'è un bel libro di Luca Ricolfi, la mutazione di come le idee della sinistra sono traslocate a destra. E anche la globalizzazione che il PD ha sempre difeso ha creato anche l'impoverimento per l'Italia. Io penso che un paese come l'Italia potrebbe trarre grande vantaggio dal mondo globale perché è pieno il mondo di gente che vorrebbe vestirsi come noi, mangiare come noi, bere i nostri vini, adottare il nostro stile di vita. Infatti chi esporta va benissimo, le aziende che esportano vanno bene perché nel mondo c'è una grande domanda di Italia. Però nello stesso tempo... E il mondo globale presenta anche delle sfide su cui noi non siamo attrezzati. Pensa a quanti ragazzi italiani devono andare all'estero per lavorare, per studiare, il che non è in sé un male, ma poi l'Italia deve creare le condizioni affinché chi desidera tornare possa farlo. E oggi questo non accade. vuoi okay, che chiudiamo raccontando ancora un episodio. Al volo abbiamo un minuto a disposizione, Aldo, ma tu sei fantastico nel, nel sintetizzare. Lasciate la parola per ricordare Mussolini Capobanda che è in fuori dalla sala. A te prego. Tanto grazie ancora, Francesco, per l'invito. È sempre un piacere tornare da te. Grazie, hai fatto un piccolo miracolo con una montagna di libri. Riesci a portare a Cortina l'anno scorso? Ho incontrato Manuel Carrer. Quest'anno arriva Scott Turo, Ha fatto veramente un miracolo, partendo proprio dal modo artigianale e creato una rassegna, una rassegna di no. grandissima qualità e già anche soltanto quanta gente c'è stasera è una conferma, quindi adesso sono a vostra disposizione di firmare le copie di chi lo desidera voglio raccontarvi ancora un episodio perché siccome prima eh, Francesco ha parlato delle leggi razziali e sono le leggi razziali sono veramente la pagina più nera io penso del novecento italiano se le leggiamo è una cosa veramente dolorosissima è vietato agli ebrei sposare gli ariani, è vietato agli ebrei lavorare, dirigere aziende con più di 50 dipendenti, è vietato agli ebrei possedere più di 50 ettari di terra, tutti gli ebrei devono lasciare la scuola e quindi 200 tra studenti universitari e ricercatori, tra cui Rita Levi-Montalcini, 1000 liceali, tra cui Franca Valeri, l'attrice, 4500 scolari, tra cui Liliana Segre, devono lasciare i loro insegnanti, i loro compagni senza aver fatto niente di male. Ma forse il provvedimento più crudele è che è vietato pubblicare notizie sugli ebrei ed è vietato pubblicare i necrologi degli ebrei. Oltre 30 ebrei eh, si, si tolgono la vita per disperazione o per protesta, ma nessuno lo sa perché è vietato pubblicare i loro necrologi. E il colonnello Morpurgo prende congedo dalle sue truppe chiede scusa per le sue mancanze, ringrazia per l'affetto ricevuto, annuncia che partirà per un lungo viaggio e si toglie la vita. A Novellara il cavaliere Carlo Segré, uomo anziano, rispettato, si ritrova ai margini della comunità, nessuno lo saluta più per strada, e una sera a teatro un gruppo di giovinastri in camicia nera, lo apostrofa in dialetto, e tu, Seneghin, Rabbi, Rabbino, ebreuccio, lui torna a casa e si suicida con il veleno. A Modena, l'editore Angelo Formigini si getta dalla ghirlandina, la, il campanile del Duomo, il campanile più alto d'Italia, con le tasche piene di soldi affinché nessuno possa dire che lo fa per motivi economici. Gridando Italia, Italia come a scuotere le coscienze. E prima ha lasciato scritto alla moglie: Io debbo protestare contro l'iniquità malvagia delle leggi raffiste. Dobbiamo chiamarlo così, non razziali raffiste. E il segretario del partito fascista Achille Starace commentò Formigini è morto proprio come un ebreo si è buttato da una torre per risparmiare un colpo di pistola Umberto Saba, poeta triestino ebreo, scrisse io sono un italiano che ha amato immensamente la patria e ora per colpa di queste leggi mi ritrovo a non essere più italiano, io vorrei rivolgere un pensiero alla memoria delle persone che ho citato stasera, grazie Aldo Cazzullo Mussolini il capobanda, lo trovate fuori dalla sala e l'autore lo dedica. Grazie.